Pensavo che c'era stato un equivoco, mi scusa. Allora, purtroppo la commissione sulle buone pratiche ha avuto un problema, nel senso che Daria, che si era diretto tutta la discussione, aveva gli appunti per elaborare anche una piccola relazione scritta, ha avuto un problema e quindi non è presente qui. Parlando anche con qualche altro compagno che c'era lì ieri, abbiamo deciso che, visto che Daria ha comunicato che manderà una relazioncina scritta e verrà poi diffusa via mail, messa sul sito, eccetera, quindi diciamo che io in realtà vi sintetizzo, anche perché non avevo preparato assolutamente nulla, quello che abbiamo detto. Nella sostanza la discussione si è incentrata principalmente sulla morosità incolpevole e sull'applicazione delle graduazioni degli sfratti nelle varie situazioni. Ci siamo resi conto che da delle situazioni abbastanza avanzate, tipo la Toscana e tipo Messina, si passa a situazioni di quasi inesistenza dell'ente locale, di veri e propri sabotaggi dell'applicazione della legge, come avviene a Roma, e situazioni che sfociano anche in veri e propri, almeno, episodi di razzismo, come quelli che ci raccontavano i compagni di Bergamo. Quindi una situazione abbastanza variegata, anche frutto del collegamento che questa normativa nazionale ha con le normative regionali dove esistono. Quindi diciamo, questo era un po' il quadro della situazione. Le altre pratiche che avremmo voluto esaminare sono rimaste tutte nel cassetto perché i tempi sono stati abbastanza contingentati e quindi diciamo che l'impegno principale è quello di tentare di mantenere in piedi un coordinamento sulle esperienze che ci sono nei vari posti, anche per avere degli spunti e delle indicazioni di intervento nelle singole situazioni. Quindi questo è stato il frutto di questa commissione. Grazie.